Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Era il 1997, quando in questo spot, dove molti di voi probabilmente avranno riconosciuto la voce narrante del premio Nobel italiano Dario Fo, Apple Computer introduceva un'innovazione. Non andava a pubblicizzare un prodotto o un servizio, ma per la prima volta si andava a pubblicizzare una filosofia, un pensiero, una nuova idea di ragionamento. Think different. Noi del Matizio Science Festival crediamo in questo Think different e abbiamo deciso di renderlo la mission del festival da 3 anni a questa parte. Qualcuno per strada in questi giorni mi ha chiesto come mai abbiamo scelto la creatività come tema per la scienza. Scienza e creatività, due entità totalmente distinte, come mai metterle insieme? In realtà no, scienza e creatività sono la stessa cosa, o meglio, sono due entità strettamente dipendenti. Non c'è scienza senza creatività, non c'è progresso dell'umanità senza la creatività. Noi ci siamo chiesti che tipologie di scienziati ci sono. Ne abbiamo individuati almeno due. Una tipologia che abbiamo definito applicativi. Considerano teoremi esistenti, teorie, regole, applicano un processo di sintesi creativa e generano un'applicazione concreta. C'è un'altra categoria invece di scienziati che noi abbiamo definito invece di pensiero, teorici. Questi scienziati vanno a considerare teorie esistenti, teoremi esistenti, anche diametralmente opposti, applicano un processo di sintesi creativa importante e generano nuove teorie. Nuove teorie e nuovi teoremi che portano avanti l'umanità, generano il progresso dell'umanità. Steve Jobs, così mi ricollego al video iniziale, diceva in merito alla creatività. Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa, perché non l'hanno fatto realmente. Questo perché sono stati capaci di collegare esperienze vissute e sintetizzare cose nuove. Noi da 3 anni vogliamo far passare un messaggio. Abbiamo definito un trittico composto da queste 3 entità. Scienza o ricerca di base, tecnica e impresa. La scienza di oggi, la ricerca di base di oggi, diventa tecnica di domani e diventa impresa di dopodomani. Non sono 3 entità scollegate, sono strettamente correlate. Noi ogni anno vogliamo far passare questo messaggio al Manizio Science Festival. Quest'anno non mancheremo a questo obiettivo e domani avremo come ospite Temporelli, il quale ci spiegherà quali sono queste relazioni tra creatività e scienza. A seguire da questo intervento ci sarà invece l'intervento di Lualdi. Lualdi è un imprenditore, il quale rientra in un'altra categoria dei termini che abbiamo sentito nel video precedente di Apple, ovvero la ribellione. Ribellione perché? Lui era ribelle innanzitutto nei confronti della scuola, dei genitori e di tutti coloro che hanno pensato per lui un futuro. Lui si è ribellato, ha applicato il processo creativo e ha creato un'azienda, un impero, di innovazione unica nel mondo, nelle protesi in titanio. Noi crediamo, ma non è solo il nostro pensiero ovviamente, che tutte le realtà innovative non nascono da grosse basi solide finanziarie, economiche o strutturali, ma nascono da una cosa ancora più importante, l'idea. Vogliamo far passare il messaggio ai ragazzi che l'idea conta. L'innovazione passa attraverso l'idea, passa attraverso la creatività. Anche Apple stessa non è nata da un colosso come lo conosciamo oggi, bensì è nata da una realtà molto piccola, da un garage. Ogni anno infatti diamo un grosso spazio alle start-up.
Quest'anno abbiamo come ospite Marco De Rossi. Marco De Rossi è un ragazzo di 30 anni di Milano, è stato uno tra gli start-upper più giovani, se non addirittura il più giovane, nel panorama italiano. Lui ha applicato un processo creativo, un Think Different, che gli ha permesso di vedere un mondo della scuola diverso da quello che c'è attualmente, ma non per distruggere il mondo attuale, bensì per crearne una visione parallela a supporto della prima. Lui parla con i cosiddetti nativi digitali nella loro lingua. Vi siete mai chiesti se per la scienza l'estetica, la bellezza possono essere importanti? Noi ce lo siamo chiesti e abbiamo individuato un insieme di risposte. Innanzitutto la scienza è importante per la divulgazione, per dare valore aggiunto a un prodotto. Siamo portati molto spesso a pensare che in realtà un bel contenitore sia soltanto uno strumento per nascondere una scarsità di contenuto, ma questo è un processo di ragionamento totalmente sbagliato. Il contenitore può valorizzare anche il contenuto. Nella scienza la creatività è fondamentale, la bellezza è fondamentale. Noi siamo in un mondo che definiamo completamente carico di big data, ma questi big data, senza uno strumento di bellezza elegante per trasmettere, per veicolare l'informazione, non generano informazione, generano solo dati asettici. Ci sono alcuni scienziati addirittura che si chiedono quanto un'equazione matematica possa essere bella. Paul Dirac diceva in merito a questo: è più importante che un'equazione mostri una bellezza teorica piuttosto che una praticità diretta. Sembra che lavorare su un'equazione per il raggiungimento di una bellezza e di un'armonia porti a un sicuro progresso. Paul Dirac, premio Nobel per la fisica. La bellezza della sua equazione è stata talmente alta che è stata definita l'equazione della bellezza. Ma c'è un'equazione sicuramente che tutti voi conoscete, almeno che avete visto una volta nella vita, E uguale mc al quadrato. Bella, semplice, pochi simboli, ma che non sono stati in grado di cambiare il mondo. La bellezza è molto importante per veicolare il contenuto divulgativo. Noi di questo ne parleremo. Domani pomeriggio e nei prossimi giorni avremo un insieme di appuntamenti proprio su questo. Farinella ci parlerà di come utilizzare la tecnica del fumetto per divulgare. Parleremo di bellezza con Marquesan. Silvia Marquesan è una ricercatrice friulana che lo scorso anno Nature ha definito una delle cosiddette rising star, ovvero una tra le 11 ricercatrici più promettenti al mondo, ed è di Codroipo. Noi parleremo di bellezza anche con ulteriori interventi durante il Manizio Science Festival. Creatività, follia, altri termini che abbiamo sentito nel video. Ovviamente creatività e follia sono due parole che molto spesso vengono accomunate. Se vi chiedo di pensare a uno scienziato folle, ovviamente tutti probabilmente penserete ad Albert Einstein. Albert Einstein rappresentava la follia e anche la ribellione in realtà. Pensate, è stato così folle che è andato a contrapporsi ai suoi idoli, prima a Galileo e Isaac Newton poi, ma ha fatto oltre, è andato persino a mettere in discussione un qualcosa che nessuno mai si sarebbe sognato di mettere in discussione, ovvero il tempo. Ma siamo nel terzo millennio, e quale mai follia non può essere se pensare di dare un'intelligenza alle macchine e la capacità di essere pure creative? Parleremo di queste tematiche, di questi interventi domani, con Grimaccia, domenica con Zinsrak dell'Istituto di Biorobotica di Sant'Anna di Pisa, ma parleremo anche di altri aspetti, andremo oltre. Ci occuperemo anche degli aspetti legali ed etici riguardo questo argomento. Vi siete mai chiesti se un'automobile a guida autonoma dovesse commettere un incidente, di chi è la colpa? Del programmatore, dell'azienda, dell'autista che non stava guidando? Tutte queste sono tematiche ancora aperte. Siamo in un mondo totalmente circondato dalla digitalizzazione. Sentiamo parlare di mondo digitale tutti i giorni. Gli algoritmi ad oggi sono tali per cui il programmatore non è più in grado di imporre la conoscenza dall'alto, bensì sono gli algoritmi stessi in grado di apprendere con un processo di sviluppo creativo tale quale quello dell'uomo. E quindi vi chiedo, e mi chiedo, l'Homo sapiens sarà ancora in grado di competere con le macchine? Quale sarà il ruolo dell'Homo sapiens nel nuovo millennio? Quali saranno le ripercussioni sociali per l'Homo sapiens con le macchine? Parleremo di questo domani con l'intervento del professor Fermeglia.
Il prossimo anno per la Regione Friuli Venezia Giulia e per la nazione intera sarà un anno molto importante nell'ambito scientifico. Trieste è diventata la capitale europea nel 2020 della scienza. E cosa meglio come Manizio Science Festival per portare questo messaggio anche qua, nella periferia della regione, ai piedi delle montagne. Di scienza si può parlare ovunque, non soltanto in città, ma anche nelle periferie, anche nei paesi di montagna. E vorrei dire che ho ringraziato alcuni relatori di questo discorso, ma ringrazio tutti i relatori che in questi giorni si susseguiranno per aver accettato la nostra proposta di partecipare al Manizio Science Festival e di accorrere qui. Abbiamo ospiti di fama internazionale. Quindi, signori e signori, sono lieto di darvi il benvenuto alla terza edizione del Manizio Science Festival di creatività e di scienza, la scienza nella creatività nella scienza. Buonasera. Allora, Manizio Science Festival è iniziato così quest'anno. È un evento voluto e organizzato dall'amministrazione comunale di Montreale Valcellina con l'indispensabile collaborazione degli uffici comunali e quindi inviterei sul palco il padrone di casa, il sindaco Igor Alzetta. Buonasera a tutti. Che bel colpo d'occhio. Che bel colpo d'occhio. Hanno già detto tutto loro, in realtà, con Andrea che ha fatto un'introduzione quasi emozionante, perché almeno io ho l'occasione di ricordare i primi acquisti di Mac, no? Di Macintosh. Io quel Think Different me lo ricordo davvero, ed erano oggetti quasi irraggiungibili. E mi ricordo anche questo video con tutte queste persone molto importanti, no? Che hanno cambiato il mondo. E allora, a tale proposito, due cose le voglio dire, perché anche noi qui, come dice forse una canzone di De André, riferendosi a qualcos'altro, ma anche noi abbiamo avuto i personaggi che in qualche modo stiamo cercando, e qualcuno negli ultimi anni ha lavorato molto per, diciamo, valorizzarli. In un'epoca in cui, diciamo, molti scienziati importanti, Galileo in primis, cambiava il mondo con le sue teorie, gli suoi studi, eccetera, a Montreale, un mugnaio, non so chi di voi, molti sì, ma forse qualcuno no, non ha avuto occasione di conoscerlo, ma un mugnaio forse molto semplice ma molto determinato è morto per la sua idea, ma la sua idea era sostanzialmente: desideravo che fosse un mondo nuovo, che è esattamente questo Think Different di cui Andrea ha parlato poco fa. Dicevo che forse, ecco, anche per noi è importante pensare che forse ogni giorno, ogni anno dovrebbe essere l'anno di Leonardo, ogni anno dovrebbe essere l'anno di Galilei, ogni anno forse dovrebbe essere l'anno di Domenico Scandella, detto Menocchio, no? Con queste sue cose. Poi in realtà qualcuno ha cercato di cambiare in maniera testarda anche nelle nostre frazioni più piccole. A San Leonardo il Pellegrin, contro il parere di tutti, si è messo a scavare per portare l'acqua corrente in centro paese. E che ce l'ha fatta anche. Quanti minuti ho? Ma dico solo questo Think Different perché è tutto un collegamento, no? È un collegamento la scienza, l'immaginazione, la creatività, ma siamo in un luogo forse così rappresentativo per una visione, per chi ha avuto quella visione, primi anni del Novecento, e questa visione ha davvero cambiato il futuro, non solo di Montreale, di Pordenone o della regione, ma ha cavalcato davvero i tempi, per cui con la capacità di aver intravisto nello sfruttamento dell'acqua
la possibilità di produrre energia elettrica ha dato forse una delle svolte più importanti allo sviluppo del mondo, no? Per cui noi, insomma, a noi piace molto parlare di sviluppo, che deve essere poi uno sviluppo anche compatibile. Con questa iniziativa l'amministrazione di Monterreale vuole portare semplicemente il suo apporto. Qualcuno diceva come un colibrì che va controcorrente portando una goccia d'acqua, no? Verso quell'incendio da cui tutti scappavano. Cosa vai a fare di là? Faccio la mia parte. E noi crediamo di poter fare la nostra parte in questo modo. Penso che sarà un bel evento. E non sono molto bravo nel fare i ringraziamenti, ma i ringraziamenti li vorrei fare per quelli che hanno lavorato, mentre per quelli che ci sono vorrei fare, insomma, un augurio di buon divertimento, di buone serate, di buone giornate. Grazie. Noi crediamo che il Maliso Science Festival sia un evento importante per questo territorio e che debba continuare ad esistere. E per poterlo fare abbiamo bisogno di supporto. Questo supporto l'abbiamo trovato in diversi partner. In particolare un ringraziamento va al main sponsor di IATEC Pharmacogenetics e invito sul palco Fabio Biondi. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Noi siamo devoti a questa terra perché abbiamo iniziato anche la nostra attività industriale presso il Polo Tecnologico di Pordenone, dove abbiamo avuto un'azienda che abbiamo venduto, adesso abbiamo una sede operativa e abbiamo fatto una start-up. Poi per noi è importante essere qui stasera, ci sono 12 persone della nostra azienda, c'è il docente che ci ha trasferito il concetto di creatività e scienza. Noi lavoriamo ai confini della conoscenza, quindi abbiamo bisogno di creatività. E la creatività significa allargare il proprio pensiero e studiare cose nuove, approfondire le conoscenze, non quelle specifiche al settore, ma allargarle. Quindi per noi è un onore e un piacere essere qua. È il primo anno, sono convinto che poi saremo presenti anche nei prossimi. Grazie ancora, buona serata. Una precisazione che non ho detto prima di presentare, questo sponsor viene da lontano, da fuori regione, dalle Marche, quindi insomma la nostra influenza è andata anche oltre confine. Devo continuare a ringraziare ovviamente i nostri sponsor, Roncadin, Friulovis Banca, l'Assa Cilese, e l'Unione Artigiani Pordenone, grazie a Pascolo per essere qui, a Cata, alla Febbor di Borghese Federico, a Cimarosa, al gruppo giovanile, al gruppo festeggiamenti Malnesio, ai nostri partner scientifici, il CICAP nazionale, il CICAP Friuli Venezia Giulia, il CICAP Pordenone, AIRC, UAR, Fondazione Veronesi, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, la SISSA. Un grazie a due istituti scolastici, 25 aprile di Portoguaro e l'Istituto Ricelli di Maniago. Grazie a APA, all'OGS, a Fondazione Armenise Harvard, a Breda, a Eupolis, grazie all'azienda sanitaria, alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Polo Tecnologico, all'Università degli Studi di Trieste, al NIP e all'Università degli Studi di Urbino. Quest'anno è un anno particolare. È un anno particolare perché ci sono due ricorrenze che hanno cambiato la storia della scienza prima e dell'umanità poi. Le ricorrenze sono uno strumento davvero importante che gli esseri umani hanno, l'umanità intera, per cercare di sviluppare quel processo di sintesi creativa di cui abbiamo parlato prima.
Quest'anno ricorre il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Ovviamente non ha bisogno di nessuna introduzione, anche perché lo scorso anno abbiamo dedicato una finestra intera con l'intervento di Massimo Polidoro a Leonardo. Però vorrei soltanto dire che Leonardo era cosiddettamente un genio. Un genio, come tutti i geni, sono frutto di talento, creatività e di un contesto sociale. Leonardo non sarebbe stato tale se non fosse nato nel Rinascimento e in Italia. Ma lo stesso vale per Einstein. Einstein non sarebbe stato tale se non fosse nato nei primi del Novecento, quando c'era una crisi della scienza. Leonardo è uno scienziato nel senso lato, o meglio nel senso rinascimentale del termine, ed era in grado di mescolare tutti i saperi in un'unica opera. In un'opera sua riusciamo a trovare dalla matematica, alla statistica, alla pittura, alle proiezioni e all'anatomia. Leonardo era in grado di andare a mettere insieme trasversalmente conoscenze molto diverse, campi scientifici, campi umanistici totalmente diversi. Questo è quello che noi chiamiamo processo di contaminazione del pensiero, contaminazione delle idee. E a noi piace così tanto questa contaminazione che abbiamo deciso di definire il format del Manizio Science Festival già dal primo anno in questo modo. Infatti qua troverete ogni momento due interventi in parallelo riguardanti tematiche diametralmente opposte. Quest'anno è un altro anno importante, perché è l'anniversario del primo piede sulla Luna, quando il primo uomo è andato sulla Luna. Domani parleremo di questo, della Luna in particolare, con l'intervento di Fabio Peri. Fabio Peri è il curatore del Civico Planetario di Milano, qualcuno di voi probabilmente se lo ricorda dallo scorso anno. Ma non si limiterà a parlare solo esclusivamente di Luna a livello astrofisico o storico per l'allunaggio. Andrà a parlare di Luna in confronto a quanto l'umanità può ancora sperare nella Luna. E quindi vi dico, dove ci ha portato la creatività? Beh, almeno sulla Luna. The surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the laminate. Armstrong diceva: la cosa più importante della missione Apollo fu dimostrare che l'umanità non è incatenata per sempre ad un solo pianeta e che le nostre visioni possono superare quel confine e che le nostre opportunità sono illimitate. La creatività ci ha portato sulla Luna e noi questa sera con il Manizio Science Festival vi portiamo tra le stelle. Signori e signori, Edoardo Striani, la musica delle stelle. Thank you.
Grazie a tutti. Io sono Edoardo Striani e da circa 7 anni suono questo strumento che ha queste sonorità magiche, spero anche per voi. Oltre a suonare questo strumento sono un astrofisico, ho studiato a Roma astrofisica all'Università Tor Vergata, dopodiché mi sono dottorato in astrofisica e infine mi sono spostato a Torino dove ho lavorato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università. Da circa 3 anni fa ho avuto il desiderio e la voglia di unire queste mie due passioni, che sono l'astrofisica e la musica, ed è così che è nato questa idea di questo progetto che si chiama La Musica delle Stelle, che se volete è un modo per fare divulgazione scientifica usando la musica come un mezzo per avvicinare e anche per emozionare, quindi per non dare solamente informazioni ma anche per legare un'emozione a questa informazione. Tra l'altro vi dico in confidenza che spessissimo quando suonavo questo strumento la gente mi diceva: ah, ma che bella questa musica, sembra musica che viene dal cielo o che viene dalle stelle. Quindi è chiaro che poi il titolo e il nome è stato facile trovarlo, La Musica delle Stelle, perché spesso veramente l'idea è venuta dalle persone che spesso mi dicevano: sembra la musica delle stelle, e da lì il titolo e l'idea. Quindi è un paio d'anni che ho che curo questo progetto. Quest'oggi volevo parlarvi di il video che vi ho fatto vedere all'inizio, scusate, riguarda una regione di cielo che si chiama la nebulosa dell'Aquila. In particolare questo dettaglio della nebulosa dell'Aquila si chiama i pilastri della creazione. Il motivo per cui si chiamano i pilastri della creazione, per cui è stato battezzato in questo modo, è perché questa regione è una regione di creazione stellare, è una regione dove le stelle vengono create, dove si formano, dove nascono le stelle, se volete. Tutto il gas che abbiamo visto all'inizio è il gas a partire dal quale si formano le stelle. Quindi già se parliamo di nascita delle stelle, capiamo che le stelle non stanno lì da sempre e che come tutto hanno una nascita, nascono, vivono e poi muoiono. Tra l'altro in questa immagine, nella luce visibile, queste immagini sono prese dal telescopio spaziale Hubble, in questa immagine nella luce visibile non si vedono molte stelle, giusto? Però se andiamo a guardare nell'infrarosso, che invece è una radiazione elettromagnetica che ci permette di vedere, che non interferisce, se volete, con le nubi e quindi ci permette di vedere quello che c'è dietro, magicamente andiamo a vedere, non è magia, è scienza in realtà, andiamo a vedere tutte le stelle che sono dietro o in mezzo a queste nubi e che sono create proprio a partire da queste nubi. Quindi questa è la stessa immagine, vedete i contorni, sempre della nebulosa dei pilastri della creazione, solamente in questo modo possiamo vedere tutte le stelle che si stanno creando, che sono create in questa regione. E questa è un'immagine che le mette insieme. Quindi parlando di nascita, vita e morte delle stelle, volevo citare Carl Sagan, che era un grandissimo astrofisico e divulgatore degli anni 70, 80 e 90, che disse: la vita e la morte delle stelle sembra incredibilmente lontana dalla nostra esperienza umana, eppure siamo legati nel modo più intimo al loro ciclo vitale. E quest'oggi volevo proprio soffermarmi su questo ciclo vitale e in qualche modo raccontarvi del ciclo vitale delle stelle e metterlo in relazione proprio alla nostra esistenza stessa. E usando la musica come, se volete, come accompagnamento per emozionarci anche ancora di più. Adesso voglio mostrarvi un altro video di formazione stellare, quindi mentre prima non lo sapevamo, invece adesso lo sappiamo, questa è un'altra regione di formazione stellare che si chiama la nebulosa di Orione. Sicuramente tutti noi siamo familiari con questi tre astri, dove sono? 1, 2, 3. E adesso praticamente navigheremo in questa nebulosa d'Orione, però adesso sappiamo, prima non sapevamo, che questo gas dentro il quale ci sembrerà di appunto navigare o di galleggiare è il gas dal quale si formano le stelle.
Grazie tanto. Quindi abbiamo visto questa nebulosa di Orione. Sia la nebulosa di Orione che i pilastri della creazione si trovano all'interno della nostra galassia, che si chiama la Via Lattea. Questo chiaramente è un disegno della Via Lattea, perché noi ci siamo dentro e quindi non possiamo fotografarla come se fossimo dall'esterno. Però sappiamo che è una galassia che ha più o meno questa forma, una galassia spirale. Ho messo qui un disegnino del Sole, chiaramente il Sole non è così grande, però l'ho messo per farvi capire dove siamo noi all'interno della nostra galassia. Più o meno siamo qui. Considerate che la nostra galassia è grande 100.000 anni luce, mentre i pilastri della creazione, quindi la luce ci mette 100.000 anni per percorrerla, per esempio, da una parte all'altra, 100.000 anni. Mentre i pilastri della creazione, insieme con la nebulosa di Orione, si trovano a qualche migliaio di anni luce, quindi sono abbastanza vicini a noi. Un migliaio è molto poco confrontato con le dimensioni intere della galassia. Quindi si trovano in una regione più o meno abbastanza vicino al Sole, ed è il motivo per cui riusciamo a vederle con tutti questi dettagli spettacolari. Chiaramente la galassia intera è piena di nebulose di formazione stellare, proprio come i pilastri della creazione e la nebulosa di Orione, solamente che magari sono più lontane e non riusciamo a vederle con questi dettagli. Però appunto regioni come quelle che abbiamo visto, la nostra galassia ne è piena. La nostra galassia, vi dico, che ha circa 250 miliardi di stelle come il nostro Sole. Quindi ho messo il Sole qui, capite che non è in scala, perché altrimenti dovrei trovare il modo per farci entrare altri 250 miliardi di stelle. Ma chiaramente la nostra galassia non è l'unica galassia in tutto l'universo, giusto? Per esempio, in questa è una foto, non è un disegno, questa si chiama la galassia di Andromeda, che è una delle galassie più vicine alla nostra, se volete, fa parte del cosiddetto gruppo locale, ed è la galassia anche più grande della nostra, ha circa 1.000 miliardi di stelle, mentre la nostra ce n'ha 250 miliardi. Ed è anche abbastanza vicina, sta solamente a 2 milioni e mezzo di anni luce da noi, vuol dire che la luce di Andromeda di adesso, di questa foto, in realtà è partita 2 milioni e mezzo di anni fa. Quindi se lì ci fosse una qualche specie aliena super evoluta che guarda verso di noi, non vedrebbe noi come siamo oggi qui a Magnesio, vedrebbe chiunque c'era a Magnesio 2 milioni e mezzo di anni fa. Bisogna un po' mettere le cose in prospettiva, purtroppo. Parlando di galassie, voglio farvi vedere un altro video dove nella prima parte vedremo una collezione di galassie a spirale, come simile alla nostra e ad Andromeda. Invece la seconda parte sarà proprio uno zoom dentro, se volete, una parte, uno spicchio di Andromeda. E quindi noi staremo letteralmente navigando in una parte di queste 1.000 miliardi di stelle di Andromeda.
Grazie. Com'è stato navigare all'interno di Andromeda? Soprattutto poi rendersi conto che tutte quei miliardi di stelle occupavano uno spazio minuscolo del cielo che noi vediamo qui da Terra, giusto? Quella penso è la parte più incredibile del video. Quando poi uno alla fine vede che tutta Andromeda era un puntino dal nostro cielo, giusto? Questo tra l'altro è una piccola foto presa proprio da questo video, e chiaramente tutti questi pixel, se volete, tutti questi puntini bianchi che formano questa immagine, in realtà ognuno di questi puntini è una stella, a parte queste più grandi che in realtà sono stelle che stanno tra noi e Andromeda, poi tutto questo tappeto bianco di stelle è formato dalle una parte di questi mille miliardi di stelle di Andromeda. Chiaramente la nostra Via Lattea insieme ad Andromeda non sono le uniche due galassie di tutto l'universo, ce ne sono altre. Vi ho detto che per esempio Andromeda fa parte del gruppo locale, che è un gruppo di qualche decina di galassie, di cui fa parte anche la nostra. Ma per mettere un po' le cose in prospettiva, volevo farvi vedere un'immagine che è presa dal telescopio spaziale Hubble, si chiama Hubble Ultra Deep Field. Ognuno dei puntini in questa foto non è una stella, è una galassia intera. Quindi stiamo guardando un bel po' di galassie con un bel po' di stelle all'interno, giusto? In questa immagine, ve lo dico, ci sono 10.000 galassie. La cosa strabiliante non è solamente il numero di galassie, ma è, se vi dico, quanto è grande il campo di vista della fotocamera dell'Hubble. Cos'è il campo di vista? Magari alcuni di noi conoscono la GoPro, per esempio, che è questa fotocamera, che più o meno ci fa vedere tutto ciò che sta nell'arco di 180 gradi. Dal punto di vista dell'occhio umano è qualcosa maggiore di 90 gradi, perché se io metto le mani, se io metto questa mano qui, più o meno la muovo, la vedo, stessa cosa di qua, è maggiore di 90 gradi, forse intorno ai 100 gradi. Il campo di vista della fotocamera che ha preso questa foto è il seguente. Immaginiamo di prendere un foglio a quadretti, un quadretto di un millimetro, di metterlo a distanza di un metro dal nostro naso e poi di giungere con due linee appunto il nostro naso con questo quadretto di un millimetro. Questa è l'apertura della fotocamera che ha preso queste 10.000 galassie. Quindi in un campo di vista così piccolo ha preso 10.000 galassie. Quindi ci sono tante galassie. Si può stimare facendo il calcolo per esempio stimandolo a partire da questa foto, ma in altri modi più precisi, quante galassie ci sono nell'universo. Ed un numero che conosciamo è di nuovo 1.000 miliardi, più o meno quanto le stelle che sono in Andromeda, quindi c'è qualcosa come 2.000 miliardi di stelle in realtà, di galassie nell'universo, ognuna delle quali ha qualcosa come 1.000 miliardi di stelle. Quindi se domani qualcuno, tra l'altro, perché in inglese 1.000 miliardi è un trilione, però in italiano dovrebbe essere un bilione per qualche motivo, comunque se domani qualcuno ci domanda quante stelle ci sono nell'universo, noi possiamo dire un bilione di bilioni e avremmo detto giusto, la risposta è giusta. Adesso voglio fare invece un passo indietro. Ho parlato di stelle, anzi di galassie, ammassi di galassie, qualcosa di molto grande e molto lontano. Faccio anzi due passi indietro, vorrei parlare un po' di pianeti, lo faccio introducendoli con Giove, che è un pianeta del nostro sistema solare. In particolare mostrerò delle immagini prese da Juno, che è una sonda che è stata lanciata nel 2016, se non mi sbaglio, o forse un po' prima, che ha raggiunto Giove, scusate, nel 2016, mi sembra lanciata 3 anni prima, e che sono appunto 3-4 anni che ci sta mangiando immagini spettacolari di Giove, dalle quali poi noi possiamo fare dei filmati, per esempio, come quello che stiamo per vedere. Quindi adesso appunto vediamoci un filmato di Giove.
Grazie. Ah, tra l'altro, una cosa che non ho detto all'inizio, alla fine di questo performance ci sarà tutta una parte di domande e risposte in cui potete chiedermi tutte le cose che avete sempre voluto chiedere al vostro fisico e non avete mai usato, quindi sono qui. Quindi non siate timidi, sia sullo strumento, sia di astrofisica. Praticamente se non so rispondere non rispondo, però ci proviamo. Domande facili, eh? Quindi ho fatto vedere questa immagine spettacolare di Giove per introdurre un po' il discorso dei pianeti. Per quanto io sia un astrofisico delle alte energie, quindi studio cose direi diverse dai pianeti, però comunque mi interessa molto questa parte. Allora, in questa immagine vediamo le foto dei pianeti del nostro sistema solare in scala, quindi queste sono foto vere, però chiaramente le distanze non sono in scala, quindi è solamente un ritratto di famiglia con i pianeti in scala. Tra l'altro, parlando di pianeti, questa non è un'immagine di un qualche deserto della nostra Terra, in realtà è un'immagine di Marte. Vediamo anche le impronte del carro armato del rover. E parlando di Marte, c'è da dire che abbiamo la certezza da almeno un anno che c'è acqua non solo allo stato solido, non solo sotto forma di ghiaccio, ma anche allo stato liquido.
penso sia una notizia molto interessante. Tornando al discorso dei pianeti, anzitutto c'è da definire quella che si chiama la fascia di abitabilità. Come vedete, ho tracciato questa fascia per far vedere un più o meno quali pianeti del nostro sistema solare ci cadono dentro, che sono la Terra, Marte e parzialmente Venere. Questa fascia delimita, se volete, la regione, anzi la distanza di un pianeta dalla propria stella, tale che è possibile avere acqua allo stato liquido. Quindi chiaramente se il pianeta è troppo distante l'acqua sarà, se volete, ghiacciata, se è troppo vicino non c'è perché magari evapora, se invece la distanza giusta, come la Terra, c'è acqua allo stato liquido. Se la Terra non fosse la distanza giusta, chiaramente non staremmo adesso a parlarne, no? Non starei qui a raccontarvelo. Se fino a 25 anni fa aveste chiesto a qualsiasi astrofisico ci sono altri pianeti a parte gli 8 o 9, dipende da quando siamo nati, gli 8 pianeti del nostro sistema solare, qualsiasi astrofisico avrebbe detto non lo sappiamo. Possiamo dire che è ragionevole pensare che il nostro sistema planetario è l'unico in tutto l'universo, però se vogliamo essere dei bravi scienziati possiamo dire che possiamo giusto supporlo, possiamo speculare, però finché non lo osserviamo non lo possiamo sapere. Questo perché non avevamo la tecnologia, i mezzi per fare questo tipo di osservazioni. Finché all'incirca nel 1994-95 abbiamo osservato il primo pianeta cosiddetto extrasolare, cioè un pianeta che orbita intorno a una stella che non è il nostro Sole ma è un'altra delle 250 miliardi, per esempio, di stelle della nostra galassia. Il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto. Attualmente conosciamo ad oggi circa 4.000 pianeti confermati, 4.035 mi sembra, confermati, un altrettanto 4.000 che sono in attesa di essere confermati, quindi magari a breve ne conosceremo 8.000, ma ci sono chiaramente nuove missioni che hanno lo scopo di scoprire nuovi pianeti, ma anche di studiare l'atmosfera, e si può stimare che nei prossimi anni, chissà forse un decennio, conosceremo qualcosa come decine di migliaia di pianeti extrasolari, quindi di pianeti che orbitano intorno a stelle che non sono la nostra stella, il nostro Sole. Il modo in cui noi per scovare questi pianeti è molto difficile e interessante, se volete posso spiegarvelo nelle domande suggerite alla fine, sto suggerendo la domanda da farmi. È molto interessante. Allora, giustamente adesso noi conosciamo 4.000 pianeti e già possiamo trarre un po' di conclusioni, fare un po' di statistica, se volete. Anzitutto c'è da dire che nel nostro sistema solare solamente i primi 4 pianeti sono solidi, cioè i pianeti sui quali possiamo camminare, no? Mentre invece gli altri sono pianeti gassosi. In più ce ne sono 2 nella regione di abitabilità. Noi pensiamo di essere i più fighi dell'universo, mentre invece, per esempio, tra i vari sistemi planetari scoperti, c'è questo qui che si chiama TRAPPIST-1, dove ci sono 7 pianeti, quindi, allora, queste in realtà sono, queste non sono foto, sono disegni, ci sono 7 pianeti, mi sembra che sono tutti rocciosi, quindi cioè, non 4 rocciosi, ma 7, e 4 di loro sono nella zona di abitabilità, cioè 4 di loro possono avere acqua allo stato liquido. Quindi già appunto possiamo mettere le cose in prospettiva e dire che non siamo così fighi come pensavamo fino a 25 anni fa, giusto? E chiaramente possiamo anche fare un po' di statistica, per esempio l'aver scoperto tutti questi pianeti ci ha fatto capire che la formazione planetaria non è un caso eccezionale della formazione stellare, anzi si può dire che la formazione planetaria è un effetto collaterale della formazione stellare. Detto in altre parole, ogni qualvolta si forma una stella, si formano anche dei pianeti. Quindi i pianeti sono, se volete, per lo stesso processo per cui si formano stelle, da quel processo si formano anche pianeti. E qual è questo processo? Abbiamo visto all'inizio che c'era la nebulosa dell'Aquila o i pilastri della creazione, che hanno questa nube diffusa dalla quale, vi ho detto, nascono le stelle. In che modo nascono le stelle? Qualsiasi cosa che ha una massa, anche un gas, chiaramente ha una forza di gravità. Quindi per autogravità questa nebulosa diffusa tenderà a collassare su se stessa, quindi a diventare, se volete, una nebulosa più densa e ancora più densa, fino a formare questo disco protoplanetario. Il motivo per cui diventa un disco è per una cosa che si chiama conservazione del momento angolare, per cui ogni cosa che ruota si schiaccia, è per lo stesso motivo per cui la Terra è un po' più schiacciata ai poli, giusto?
Quindi da questo gas diffuso si forma questo disco protoplanetario e poi localmente in questo disco protoplanetario si formano anche dei pianeti. Vedete, questi qui sono, se volete, le orbite dei pianeti che stanno un po' spazzando, cioè ripulendo questa nebulosa del gas, e chiaramente ripulendolo ne accrescono, quindi accrescono a furia di pulire questa nebulosa, fino a formare un vero e proprio sistema planetario. Voi mi direte, ok, è bello questo disegno, però se non lo vediamo... Ed eccolo qua, questo è un disco protoplanetario, al centro è una baby stella che sta nascendo, e queste invece regioni un po' più scure sono pianeti che, se volete, come noi con una scopa che puliamo casa, no? Praticamente i pianeti girando in orbita puliscono questo gas e ne accrescono, quindi laddove noi vediamo più scuro in realtà ci sono pianeti che stanno crescendo. Quindi questo è un disco protoplanetario, non è l'unico, ce ne sono tanti altri. Qui stiamo assistendo a stelle che nascono insieme con i loro sistemi planetari. Questa invece non è un'immagine, scusa, non è una foto, è un disegno, e l'ho messa per far vedere, non so se si vede, che insieme alle stelle ci sono, l'artista ha immaginato dei pianeti che gli ruotavano intorno. Quindi oserei dire che saremmo giustificati, ogni volta che alziamo gli occhi al cielo e vediamo un puntino luminoso, siamo del tutto giustificati, lo dice la scienza, che possiamo immaginarci dei pianeti attaccati, perché proprio così, verosimilmente, quelle stelle avranno anche dei pianeti che gli girano intorno. Poi il fatto che non li vediamo, perché è difficile vederli, è un'altra cosa. Però possiamo dire che per una stella avere dei pianeti è la normalità. Anzi, vi dico anche che per ogni 5 stelle di tipo solare c'è un pianeta Earth-like, cioè simile alla Terra, quindi solido, dove ci può essere acqua. Quindi se considerate che ci sono 250 miliardi di stelle nella nostra galassia, insomma, ci sono anche tanti pianeti e tanti pianeti di tipo terrestre. Mostrando questa immagine voglio citare Giordano Bruno, che scrisse: ci sono innumerevoli, scrisse nel definito universo et mondi, ci sono innumerevoli soli e innumerevoli terre, tutte ruotanti attorno ai loro soli, esattamente allo stesso modo dei 7 pianeti del nostro sistema. Lui c'era arrivato circa 500 anni fa con la logica, noi siamo arrivati con la scienza 500 anni dopo. Lui non ha fatto una bella fine per aver detto questa dichiarazione e altre, c'è una statua a Roma che lo certifica, a Campo dei Fiori, però insomma fortunatamente gli scienziati non vengono bruciati attualmente, quindi lo possiamo dire ad alta voce senza problemi. Vi ho parlato tanto di stelle, non vi ho ancora fatto vedere una stella e nemmeno vi ho detto che cos'è, quindi adesso ci vediamo un bel video del nostro Sole e poi parleremo un po' di stelle.
Grazie. Abbiamo visto il Sole e chiaramente, come dicevo prima, non vi ho ancora detto cos'è una stella. In parole povere, possiamo dire che una stella è un oggetto che sta in equilibrio tra la propria forza di gravità, che tende a farlo collassare verso l'interno, e se volete, il fatto che il Sole al suo interno è molto caldo. Questo calore genera una pressione, che si dice pressione termica, che tende a farlo espandere. Quindi questi due effetti si controbilanciano e quindi il Sole sono 5 miliardi di anni che sta lì bello in equilibrio tra la sua pressione che tende a farlo espandere e la gravità che invece tende a farlo collassare. Chiaramente uno può domandarsi, anzi qui c'era un bellissimo grafico fatto, una bellissima animazione fatta da me che fa vedere forza di gravità e pressione termica. Chiaramente uno può domandarsi, ma cos'è che fa, che genera questo grandissimo calore all'interno del Sole? E questo grandissimo calore è generato dal fatto che nel nucleo del Sole ci sono queste reazioni di fusione termonucleare. Attenzione che le reazioni di fusione sono diverse da quelle di fissione che facciamo noi a Terra. Nelle reazioni di fusione vengono presi elementi leggeri, per esempio il Sole adesso sta partendo dall'idrogeno, quindi elementi leggeri per formare elementi più pesanti. Nel caso specifico il Sole sta trasformando idrogeno, che è l'elemento più leggero, in elio, che è il secondo per pesantezza. E in questo processo di fusione nucleare si genera tanta energia. Quindi questo processo ci piace perché fa due cose. Da una parte crea tanta energia, che è quella, il motivo per cui oggi ci sono non tanti gradi, una quindicina, ce ne sono oggi qui a Malnisio, e poi perché in questo momento il Sole sta fondendo idrogeno in elio. Questo processo produce tantissima energia e tra le varie cose, per esempio, fa stare il Sole in equilibrio e scalda noi che siamo qui sulla Terra. L'altra cosa interessante che queste reazioni fanno, questo ne ho dopo, come vi ho detto, è quello di prendere elementi leggeri per formare elementi più pesanti, per esempio dall'idrogeno all'elio, dall'elio a, non so, ossigeno, carbonio. In realtà tutti gli elementi della tavola periodica vengono formati all'interno delle stelle a partire dai più leggeri, anzi dal più leggero, che è l'idrogeno. Al termine della loro vita, molte stelle, le più grandi, il Sole non lo farà, però le stelle un po' più massicce del Sole, un po' più grandi del Sole, ah no, questa non parte perché devo andare qua, esplodono. Questa è un'animazione. Quindi molte stelle esplodono. E cosa succede? Che tutto questo materiale che è stato creato all'interno delle stelle poi viene sparpagliato in questa esplosione per il resto dell'universo, se volete. Questa è un'animazione, però quello che sta comparendo non è un'animazione, è un'immagine vera. Adesso io con i miei potenti mezzi la faccio comparire. Ecco qua. Questa si chiama la nebulosa del granchio, ci ha fatto la tesi di dottorato in astrofisica, ed è quello che resta dall'esplosione di una stella avvenuta circa 1000 anni fa. Quindi di fatto questa è un'esplosione, una stella che è esplosa. E tutte queste cose che vedete in giro è il gas che una volta andava a costituire la stella, che è esploso e si è sparpagliato per il resto dell'universo. Questi sono qualche decina di anni luce, quindi in 1000 anni ha fatto qualche decina di anni luce, il gas si è sparpagliato. Chiaramente questo gas, se volete gas concimato, non concimato, però non è solamente idrogeno. Sapete, all'inizio, questo non ve l'ho detto, informazione importante, dopo il Big Bang c'era solamente idrogeno ed elio. Le stelle invece sono questa specie di forni che partono dall'idrogeno e formano tutti gli elementi della tavola periodica. Poi le stelle esplodendo possono sparpagliare questi elementi più pesanti in giro per l'universo. E poi questo nuovo gas sparpagliato a partire da una stella che è esplosa può andare a formare una nuova nebulosa, come quella che abbiamo visto all'inizio, la nebulosa dell'Aquila, e i pilastri della creazione. E poi da questi pilastri della creazione, chissà, formarsi una stella come il nostro Sole e, come vi ho spiegato prima, magari un pianeta come la nostra Terra. E quindi, chiudendo un po' il discorso fatto e andando di nuovo a citare Carl Sagan e completando questa sua citazione, lui appunto disse che la vita e la morte delle stelle sembra incredibilmente lontana dalla nostra esperienza umana
eppure siamo legati nel modo più intimo al loro ciclo vitale. La materia di cui siamo fatti, continua, è stata creata lontano nel tempo e nello spazio, nel nucleo di una stella. L'azoto nel nostro DNA, il calcio nei nostri denti, il ferro nel nostro sangue, si sono formati all'interno di una stella in esplosione. Poi conclude dicendo, Carl Sagan era molto poetico, il cosmo è dentro di noi, siamo fatti di stelle, siamo il modo in cui l'universo conosce se stesso. Quindi appunto con questa citazione, se volete, volevo un po' racchiudere la storia che volevo raccontarvi e in che modo, come vi accennavo prima, legare il ciclo vitale di una stella alla nostra esistenza stessa. Se non ci fossero stelle che nel loro nucleo, formano azoto, calcio o ferro o tutti gli altri elementi, noi non saremmo qui oggi. Aspettiamo tempo per le foto, chiunque vuole fare foto, questo è il momento giusto? E quindi un po', se volete, per racchiudere tutto questo discorso, voglio mostrarvi un ultimo video di nebulose, dove vi mostro in realtà un po' nebulose di stelle che si stanno formando e nebulose invece di stelle che stanno esplodendo, che sono esplose. Quindi di nuovo un po' a racchiudere questo ciclo vitale delle stelle di nascita e morte, che adesso sappiamo che è anche legata alla nostra esistenza qui.
Grazie. E quindi volevo ricordarmi a tutti noi che, come disse Carl Sagan, siamo polvere di stelle. E con questo, insomma, siamo giunti alla fine del mio spettacolo. Volevo ringraziare tantissimo tutti coloro che mi hanno reso possibile questa serata, che mi hanno invitato. Non ricordo tutti i nomi, devo dire, quindi semplicemente faccio un grazie collettivo, sicuramente il sindaco e l'assessore e Andrea che mi ha invitato. E spero vi sia piaciuto. Adesso, se avete qualche domanda, anche quelle preparate, siete pronti, potete farle. Dovrebbe girare un microfono, se non sbaglio, tra il pubblico, giusto? Anche sullo strumento, eh? Per esempio, non ho detto come si chiama, potrebbe essere la domanda. Tre? Ah! Ma perché semplicemente mi sembrava una buona scelta, un buon set per aggiungere un po' di varietà cromatica e di timbro alla musica che facevo oggi. Sono tre strumenti, due strumenti, come vedete, sono un po' più simili. Adesso non so perché mi viene sempre da usare il laser per puntare. Posso usare anche il dito. E quindi questi due sono dei veri e propri, sono i veri hempan, non ho detto come si chiamano, sono veri hempan. Il terzo, che è quello dito un po' più piccolo, in realtà, se volete, è un po' una derivazione che viene da questi due strumenti, si chiama rav, in realtà. Però benché è diverso, benché dall'aspetto è diverso, ma anche il motivo per cui suona è diverso, ha delle specie di linguette invece di essere una superficie intera che vibra, nonostante ciò si suona allo stesso modo, la tecnica è la stessa per un 95%. Quindi se uno impara a suonare questi, potrà suonare quell'altro e viceversa. Infatti ho suonato questi due strumenti per cinque anni, prima poi di cominciare a suonare quest'altro, e già lo sapevo suonare come bonus. So qua. Sento una voce, ma non... Alziamo qua, le mani. Qua, eccoli qua. Sì. Qua. Ah, la domanda preparata. Bene. Prima, no? Sì. Abbiamo parlato prima. Una cosa che vorrei sapere è se quello che ha eseguito è stato scritto oppure improvvisato. Allora, direi che era non scritto. Era sicuramente preparato, però non scritto. Quando uno suona questi strumenti, generalmente per poi rieseguire, magari metti che esce fuori una composizione, comunque un bel motivo, semplicemente uno cerca di eseguirlo più volte possibile finché se lo ricorda a memoria. Ah. Cercando di non fare altre cose. L'errore tipico è: ah, ho fatto un bel pezzo, vado in cucina, pranzo, torno indietro, te lo sei scordato. Quindi non fatelo mai. Oppure ci si registra. E poi, appunto, direi che un 90% era composizione, un 10% era improvvisazione. Quest'oggi. Quindi, c'è sempre una componente di improvvisazione. Diciamo, non si scrive, ma si registra e poi... E si assimila, e si memorizza. Si, sì. Ci sono pezzi forse che potrei fare 10 volte allo stesso modo, volendo, cioè un'esecuzione ripetuta 10 volte fatta allo stesso modo, però nel mio stile di suonare direi, comunque anche questa sera, c'è sempre un 10% di improvvisazione. Comunque è interessantissimo perché è musica tonale in fondo. Sì, più tardi le ho promesso di farglielo suonare, quindi... No, più tardi invece farà il bis. Il bis? Allora, posso provare a fare un pezzo senza i video, perché devo dire che suonare cercando di restare all'interno di un video è l'unica cosa che un po' mi mette un vincolo, perché devo cominciare e finire quando finisce il video. Sono ecco. Bravissimo a finire. Allora, lo esegua e faccia finta che suono io. Faccia finta che? Ok. Molto bello, molto insomma affascinante. Grazie. La cosa che a me è venuta in mente è che questo tipo di rappresentare la scienza, sì, potrebbe essere applicato a tutte le scienze, nel senso che una cellula nasce, vive e muore. Quindi potrebbe essere molto interessante anche applicarlo a... Certo, se si vuole raccontare questo tipo di storia, chiaramente, certo, e poi magari agganciarci qua e là altre informazioni, certo. Che so, il buco nero, per esempio, che è sempre la domanda. Ce l'ho qui, tra l'altro, guardate. Uno, due, no... Eccolo qua, questo è il buco nero.
non sembra, ma mi serve, è già pronto perché è sempre la domanda che succede. Quindi se qualcuno ha la domanda, come si dice? Una domanda sul buco nero, per esempio? Scherzo. No, no, non è obbligatorio, anzi, poi mi metto nei pasticci. Allora, quando era il buco nero più grande? L'universo? No. Quanto è grande il buco nero più grande dell'universo? Ok. Allora, la risposta è non lo so in realtà, proprio la risposta breve. La risposta breve. Questa è la domanda, allora, il motivo per cui sono diventato astrofisico, siamo tutti mamme, zie, state attente, è perché a Natale mia zia, sapete la famosa zia che fa l'insegnante, che ogni volta a Natale ti regala il libro e tu dici... che pizza le di zia Rita che ogni volta è un libro e uno c'ha 7 anni e vuole un giocattolo, mi sono ricordato un libro di astronomia, no? E io sfogliato, poi me lo vedo a leggere, sfogliando vedevo tutte queste immagini, quindi ero impressionato dalle cose grandi o piccole, mi ricordo che sfogliavo, guardavo immagini e dicevo, mamma mia, stelle, che il sole in confronto è così, poi quindi rimanevo impressionato generalmente dalle cose molto grandi o molto calde o molto lontane, quindi questa è la domanda tipica che avrei fatto, quanto è grande il buco più grande dell'universo, giustamente. Allora, la risposta precisa non ce l'ho, però ti posso dire che esistono almeno 2 classi, se non 3 tipi di buchi neri. Allora, ci sono i buchi neri di massa stellare, cosa vuol dire? Sono buchi neri che hanno una massa confrontabile con quella del Sole. Tanto è vero che si misurano, che si dice è un buco nero di 10 masse solari, 5 masse solari, 4 masse solari, 20 masse solari. Quindi un buco nero che sì, è più grande del Sole come massa, no? Però non è così grande. E poi esiste all'altro estremo, invece buchi neri che sono enormi e per esempio hanno centinaia di milioni o miliardi di masse solari. Quindi un buco nero che è pesante quanto un miliardo di soli, per esempio, non pesante, comunque che è massiccio quanto 1 miliardo di soli. Quindi le dimensioni fisiche non so dirtele, dovrei saperlo in realtà, ma non lo so. Però ti posso dire che è grosso quanto 1 miliardo di soli. Sì. Sì, un'altra domanda da bambino, bellissime. Cosa c'è dentro un buco nero? Cosa c'è dentro un buco nero? Aia. Prossima domanda? Scherzo. Allora, la risposta breve è che nessuno lo sa, in realtà. Men che meno io, quindi. Però, adesso andiamo un po' nel ramo speculativo, quindi non è proprio scienza, ma un po' di immaginazione, un po' di... che magari è vero, magari no. Ok, innanzitutto diciamo cos'è un buco nero, perché non l'abbiamo ancora detto, giusto? Per questo mi posso usare questa bellissima slide. E riusciamo a abbassare un po' le luci? Allora, qui vediamo una rappresentazione del Sole con i pianeti del Sistema Solare che adesso dovrebbe partire. E come vedete, questa specie di rete, no? È, se volete, una rappresentazione bidimensionale dello spazio e vedete che laddove c'è il Sole, che è pesante, lo spazio è curvo. Un paio d'ore fa abbiamo citato Einstein, questa è stata una delle grandissime intuizioni di Einstein, cioè il fatto che una cosa che ha una massa curva lo spazio. Non è solamente un'intuizione, l'abbiamo visto, anzi è stata la prima verifica della relatività generale fatta, mi sembra, da Eddington nel 1919. È stato visto appunto che la luce di una stella che stava dietro il Sole appariva deviata proprio a causa del fatto che c'era il Sole e quindi con la sua massa curvava lo spazio e la luce della stella che gli stava dietro non poteva andare dritta ma andava, curvava. Quindi la luce stessa era deviata. Detto questo, quindi abbiamo visto che laddove c'era il Sole lo spazio era curvo. Siccome lo spazio è curvo, le cose che gli stanno intorno non possono andare dritto, ma un po' come quando... noi immaginiamo un lenzuolo molto teso, gli tiriamo una biglia e la biglia va dritta, giusto? Se invece al centro del lenzuolo ci mettiamo una palla da bowling, quindi il lenzuolo
si curva, e tiriamo la stessa biglia di prima, la biglia non andrà dritta ma comincerà a ruotare. Questa è una similitudine, ma grosso modo è quello che succede nello spazio-tempo, nello spazio. Una massa curva lo spazio e lo spazio dice alla massa come muoversi. Quindi il Sole curva lo spazio e i pianeti gli girano intorno perché lo spazio in pressione del Sole è curvo. Detto questo, quanto più una cosa è pesante, è massiccia, tanto più lo spazio è curvo. Se volete, un buco nero è un oggetto che è talmente massiccio e questa massa è racchiusa in uno spazio talmente piccolo, quindi è talmente denso, che la curvatura dello spazio è tale che la luce stessa prodotta dal buco nero non ce la fa uscire dal buco nero, ma praticamente verosimilmente è prodotta ma torna indietro. Comunque non ne esce, non torna indietro, non ne esce dal buco nero. Poi quello che c'è dentro il buco nero nessuno lo sa. Quindi potrei speculare, sì, che magari poi c'è un buco bianco da un'altra parte e quello che entra nel buco nero esce dall'altra parte. In realtà nessuno lo sa. Però mi è servito per dirvi più o meno che cosa è un buco nero, grosso modo. La cosa interessante, appunto, non è solamente la curvatura dello spazio, ma anche anche il fatto che una massa influisce sul tempo. Per esempio, il tempo che noi percepiamo qui sulla Terra è diverso da quello degli astronauti che stanno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il tempo scorre diversamente. Ogni volta mi sbaglio, com'è? Allora, se la massa è più grande, il tempo scorre più lentamente, sì. Ok. Quindi, per noi che siamo a Terra, il tempo scorre un pochino più lento di chi sta sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tanto è vero che nel film Interstellar, che è il film scientifico fatto meglio, perché c'è dello Kip Thorne, premio Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali, il protagonista sta su questo pianeta che era in prossimità di un buco nero, e lui era preoccupato perché sapeva che per ogni ora che lui passava lì erano anni per la figlia che stava sulla Terra, appunto perché questo pianeta era vicino a un buco nero e quindi per lui il tempo era più lento di quello della figlia, e quindi la figlia che stava a Terra invecchiava mentre per lui passavano minuti oppure ore. Questa cosa è solamente fantascienza o forme teoriche? No. Per esempio, tutti noi abbiamo Google Map o il GPS. GPS, esatto. Il GPS che ci geolocalizza, per funzionare, deve tener conto delle correzioni relativistiche di questa strecciatura del tempo. Se non si applicassero queste correzioni, il GPS ci darebbe un errore, mi sembra, di 30 km al giorno. Vuol dire che se io non faccio questa correzione e voglio andare, da Torino a Milano, in realtà il GPS mi manderebbe a Roma, per esempio. Quindi questo sarebbe l'errore accumulato dopo 10 giorni, per esempio. Perché? Perché i satelliti del GPS misurano lo spazio, quindi la distanza, tramite una misura di tempo. In che modo? Sparano un laser, fate conto, tra qui e lì, siccome conosciamo la velocità della luce, possiamo calcolare, vediamo quanto tempo il laser ci mette per andare avanti e indietro, e da questa misura di tempo calcoliamo la distanza. Ok. Però siccome il tempo lì scorre diversamente rispetto a qua, dobbiamo gli orologi atomici che sono sui satelliti tramite i quali noi facciamo la geolocalizzazione sono di proposito starati per tenere conto che lì il tempo scorre diversamente, quindi bisogna mandarli più lentamente, uno dei due, andare più lentamente per far sì che sia sincronizzato con quelli che stanno a Terra. Pensate, quindi non è solamente una forma matematica, ma è solamente una delle centinaia di implicazioni della teoria di Einstein, che praticamente fino adesso sembra ha passato tutti. Insomma, ogni volta che l'abbiamo messa a dura prova, le ultimissime volte appunto con le onde gravitazionali, è sempre uscita vincitrice. In realtà sappiamo che probabilmente non è la teoria definitiva della gravità, però per adesso è resistita a tutte le verifiche sperimentali. L'ultima, appunto, è proprio quella, diciamo, tra le varie implicazioni della teoria della relatività generale, c'era quella che dell'esistenza delle onde gravitazionali, che poi sono state scoperte dopo 100 anni che le cercavamo, circa 3-4 anni fa. E non solo abbiamo scoperte, ma erano esattamente come la forma di queste onde
era esattamente quella che ci si aspettava dalle simulazioni numeriche che uscivano fuori dalle formule di Einstein, proprio precisa. Sì. E parlando di curvatura dello spazio e di buchi neri, prima non ti ho detto, che mi ha chiesto dei buchi neri grandi, che i buchi neri supermassicci generalmente sono al centro delle galassie, per esempio anche al centro della nostra galassia c'è un buco nero supermassiccio di qualche centinaio di milioni di masse solari. Ed eccolo qua, questo in realtà non è un... questo è un'animazione fatta a partire da dati veri, quindi questi sono dati veri, questo è il centro della nostra galassia, vediamo che ci sono stelle che fanno un'orbita estremamente ellittica, quindi hanno, voi immaginate stelle di magari di 10 masse solari che tutto fanno una curvatura così, boom. Chiaramente, semplicemente dalla legge di Keplero si può stimare qual è la massa di questa cosa, che è talmente massiccia che fa curvare una stella per fargli fare un'orbita estremamente ellittica. E quindi, conoscendo la massa di questo oggetto che sta al centro e vedendo che sta in uno spazio piccolissimo che si può misurare, l'unica è di fatto un buco nero. Si può stimare la massa e dalle dimensioni di dove è chiusa questa massa esce fuori che è di fatto un buco nero di circa 200, qualche centinaio di masse solari, qualche centinaio di milioni, scusate, di masse solari. E parlando di onde gravitazionali, la penultima verifica della gravità, della relatività generale, sono questa produzione di onde gravitazionali di cui vi ho accennato un minuto fa. E per la prima volta, circa 4 anni fa, sono stati osservati 2 buchi neri che prima ruotavano uno intorno all'altro e dopodiché andavano a formare un unico buco nero, e in questo processo hanno creato queste onde gravitazionali. La prima osservazione è stata fatta circa 4 anni fa, adesso invece ne conosciamo circa una... solamente quest'anno ne abbiamo viste 31, mi sembra, fino adesso, quindi conosciamo una qualche cinquantina di eventi di onde gravitazionali. E invece l'ultimissima, se volete, conferma della realtà generale e del fatto che buchi neri non sono solamente la creazione della mente umana, è questa osservazione fatta dalla collaborazione di... Event Horizon Telescope, che è la famosa foto del buco nero che forse vi ricordate di qualche mese fa, è stato fotografato un buco nero, e chiaramente quello che vediamo intorno non è il buco nero, quello che vediamo intorno è il gas che sta cadendo dentro il buco nero, e siccome gli cade dentro è accelerato a grandissime velocità e quindi si scalda proprio perché è accelerato, proprio per attrito se volete, e un altro po' invece è emissione dovuta al fatto che sono particelle cariche che spiraleggiano intorno a campi magnetici e producono radiazione, si dice, di sincrotrone. E invece il buco nero vero e proprio è quello che sta dentro, perché è nero, giusto? Quindi questo è il buco nero, invece questo è l'orizzonte degli eventi, detto in parole povere. Ok, ho fatto un po' una digressione sui buchi neri. Ah sì, qui abbiamo anche le dimensioni, non me le ricordo. Però questa qui è sempre un'osservazione, questo è lo stesso buco nero. Molti dei buchi neri nel centro di galassia che conosciamo producono un jet, questo è un jet vero prodotto dal buco nero. Per quale motivo? In realtà lo stiamo ancora studiando, ma essenzialmente il buco nero generalmente accresce, cioè mangia materia da quello che gli sta intorno, in questo caso una galassia, e questa materia che spiraleggia poi per motivi di geometria del campo magnetico del buco nero a volte viene sparata, quindi gira intorno all'equatore e poi viene sparata ai poli. E questo che vediamo, ma è uno su tantissime immagini che conosciamo, questo è un getto di un buco nero. Questo non è un disegno, è una foto vera. Un getto di buco nero che è, vedete, 5.000 anni luce, la dimensione di questo buco nero. Per confronto, le dimensioni dell'orizzonte degli eventi, che non ho definito, ma l'orizzonte degli eventi è quella zona, se volete, all'interno della che definisce quella regione, se volete, all'interno della quale non è possibile più uscire. Quindi se siamo al di fuori dell'orizzonte degli eventi, ancora abbiamo una speranza di non essere per sempre inghiottiti dal buco nero, se invece siamo dentro non usciremo mai più. E in questo caso l'orizzonte degli eventi invece del buco nero, voi immaginate, da questa immagine siamo finiti a un'immagine invece, quindi da 5.000 anni luce di scala, se volete, si vede qualcosa che invece è 0,02 anni luce.
che per esempio sarebbe una settimana luce. Quindi questa è la dimensione, per esempio, del buco nero che abbiamo osservato per la prima volta. Una settimana luce. Quindi per rispondere anche alla tua domanda, quanto è grande, per esempio, un buco nero è una settimana luce. Ossia, la distanza che la luce percorrerebbe in una settimana. Non chiedetemi quant'è, posso farvi il calcolo, ma mi serve un minuto. Un minuto di silenzio. Ok, altre domande? Sì. Mi sembra di aver capito che hai detto sì. Che il Sole non esploderebbe come le altre stelle. Okay. È per tranquillizzarci o per... Era puramente per tranquillizzarvi. In realtà esplode, ma non volevo dirvelo. Basta, altre domande? No, scherzo. No, il Sole non esplode perché le stelle più grandi sono quelle che finiscono in pompa magna, che muoiono in pompa magna. Stelle più piccole invece semplicemente dopo un po' si spengono. Per esempio il Sole farà tutta... Allora, innanzitutto diciamo che quanto più una stella è pesante, tanto più riesce ad andare avanti nella costruzione, se volete, di elementi pesanti. Quindi stelle molto leggere magari formano solamente elio dall'idrogeno e là si fermano, perché non hanno la massa a sufficienza. In realtà la cosa è un po' più complessa. Essenzialmente, quanto più la stella è massiccia, tanto più può comprimersi sotto l'azione della propria gravità. Quanto più si comprime, tanto più aumenta la temperatura al centro, nel nucleo. Quanto più aumenta la temperatura nel nucleo, tanto più possiamo bruciare elementi più pesanti, perché serve sempre più energia per formare elementi sempre più pesanti. Quindi stelle poco massicce si fermano molto presto nella creazione di elementi pesanti. Stelle più massicce vanno avanti. Che succede? Che in realtà l'ultimo elemento che può essere creato dalla fusione nucleare è il ferro 56, è il ferro in realtà. Quindi da lì teoricamente non potremmo andare oltre. Perché? Perché per la creazione di elementi più pesanti, dalla creazione di elementi più pesanti non si libera energia, anzi viene assorbita energia. Tant'è vero che noi a Terra facciamo la fissione, cioè prendiamo elementi pesanti e spaccandoli liberiamo energia. Questo perché la curva delle leggi di legame ha una certa forma e c'ha un minimo nel ferro 56, detto un po' tecnicamente. All'atto pratico, fino al ferro 56 si guadagna energia nel fondere elementi, dopo il ferro 46 si guadagna energia invece nello spaccarli in due. Ok? Quindi stelle molto molto grandi, se volete, nella fase finale della vita di una stella, a un certo punto il combustibile che serve per... Il combustibile che la stella usa per produrre questa energia, che poi controbilancia la gravità, finisce. E a seconda della massa della stella, la stella può raggiungere diversi gradi di equilibrio. Una stella poco massiccia, appunto, semplicemente magari diventa un po' più compatta e poi lì si ferma. Invece una stella più massiccia va prima incontro a una fase di grandissima compressione e poi, se volete, come controreazione, in parole povere, invece poi esplode. Il Sole dovrebbe arrivare fino a produrre carbonio e poi lì si ferma, quindi diventerà una pala di carbonio ipercompressa, ossia un bel diamante. Quindi il Sole, adesso sto un po' scherzando, però il Sole, uno un po' giocando, vuol dire che tra 5 miliardi di anni sarà un diamante di 10 alla 33 grammi, che è la massa del Sole. E, questo avverrà tra circa 5 miliardi di anni, quindi lo spegnimento del Sole. In realtà noi saremo fritti ben prima, perché il Sole, mi sembra che ogni 100 milioni di anni aumenta il suo output del 10%, no, dell'1%. Quindi tra un miliardo di anni il Sole avrà un output energetico del 10% di più. E quindi tra un miliardo di anni sarà già impossibile vivere sulla Terra, a parte che sarà impossibile già prima, però per altri motivi. Però il Sole di per sé tra un miliardo di anni avrà un output energetico del 10% più forte, maggiore, e quindi già renderà la vita sulla Terra insostenibile. Poi chissà dove saremo tra un miliardo di anni. Magari avremo spostato la Terra di un pochino per stare un po' più freschi. Sì. La morte di una stella di solito è un'esplosione e dà origine a una nebulosa che ricomincia il giusto più o meno. Sì.
ma può dare origine anche al buco nero, cioè qual è la divisione? Allora, esatto, allora per esempio a un certo punto vi ho fatto vedere la nebulosa del granchio, proprio quando parlavo dell'esplosione delle stelle. Al centro della nebulosa del granchio, ve l'ho detto, c'è una pulsar, che è lo stadio subito prima la formazione di un buco nero. Allora, adesso parliamo un po' di evoluzione stellare. Una stella piccola, semplicemente, se volete, a un certo punto finisce il combustibile e se vuoi si spegne e basta. Quanto più la stella è grande, tanto più può andare incontro a strati evolutivi sempre più catastrofici. Stelle con una massa un po' più grande di quella della Terra, allora, innanzitutto diciamo che una stella deve per forza stare in equilibrio tra la gravità che tende a comprimere e qualcos'altro che tende a farla espandere. Nel caso di una stella come il Sole, questa cosa che tende a farla espandere è il fatto che il Sole al centro è caldo e quindi c'è questa pressione termica che tende a farlo espandere. In stelle più massicce in realtà c'è un'altra componente che è la pressione di radiazione, cioè la luce stessa ha una certa pressione, se volete, e quindi può fare espandere, si chiama pressione di radiazione. Stelle quindi un po' più massicce, quando finiscono il carburante, cominciano a collassare, dopodiché il primo stadio che si incontra è quello di stella degenere e la pressione che controbilancia la forza di gravità si chiama pressione di degenerazione, ossia, non so se siete familiari con una cosa che si chiama principio di esclusione di Pauli, che è un principio di meccanica quantistica. Essenzialmente agli elettroni non piace stare tutti vicini uno all'altro, piace stare molto, molto distanti, come quando noi siamo in treno e ci mettiamo ognuno in un posto diverso del treno, no? Anche se potremmo metterci tutti vicini. Quindi, se volete, agli elettroni piace stare l'uno distante dall'altro. Questa cosa qui, se volete, crea una cosa che si chiama pressione di degenerazione, cioè quando tu tenti di impacchettare gli elettroni, loro reagiscono invece mettendosi a grandi distanze. Questa cosa qui, che sembra un po' uno scherzo, in realtà è quello che tiene insieme un certo tipo di stelle, cioè stanno in piedi, quindi controbilanciano la forza di gravità grazie a questa pressione di degenerazione, cioè al fatto che gli elettroni non piace stare impacchettati e tendono a respingersi invece l'un l'altro. Stelle ancora più massicce invece battono anche la pressione di degenerazione, quindi si contraggono ancora di più e vanno a formare una stella di neutroni, come quella che sta nel centro della Crab Nebula, che ho fatto vedere prima. Una stella di neutroni è talmente compressa che, detto in parole semplici, gli elettroni si ricongiungono con i protoni e formano dei neutroni. Elettroni, protoni, neutroni, sì. E questi neutroni sono belli duri, sono dei nucleoni, belli duri, e quindi, di nuovo, controbilanciano questa forza di gravità che tenderebbe a far schiacciare la stella, a far comprimere. Una stella di neutroni, se volete, ha diverse masse solari, è talmente compressa che una stella, fate conto, di 10 masse solari può essere compressa in una regione che è grande quanto una città, 10 km di raggio. Quindi immaginate 10 soli compressi in 10 km di raggio, quindi quanto, non so, Milano, non so, forse ancora di meno. Se la stella è ancora più massiccia, nemmeno lo stadio di stella di neutroni riesce a controbilanciare il collasso e si forma in modo, non so, vuol dire un aggettivo, in modo drammatico un buco nero. Quindi non tutte le stelle esplodono e la fase terminale della vita di una stella è strettamente legata alla sua massa. Quindi a seconda di quanto è grande una stella ha diversi destini e diversi, quindi, sì, fasi terminali. E in base a quello che ci hai detto, sì, possiamo pensare che c'è la vita da qualche altra parte. Allora, chiaramente qui siamo nel puro terreno della speculazione, quindi spegnete i registratori, no scherzo, però insomma qua chiaramente stiamo speculando, come prima per i pianeti, finché non lo osserviamo non possiamo dirlo, per i pianeti extrasolari, stessa cosa per la vita. Però solamente posso dire un po' di cose, a parte che ci sono qui, sono sicuro che nel festival ci sono persone che sono più esperte di me su questo argomento. Però posso dire che per far sì che la vita nasca ci servono, direi, tre elementi. Uno sono i mattoni che vanno a costituire proprio la vita, se volete, i mattoni che vanno a costruire il DNA.
Due, serve una fonte di energia che fa sì che per esempio i processi chimici possano avvenire o che insomma la vita possa sostenersi. Tre, serve, direi, un qualcosa di liquido, perché non è un caso se noi immaginiamo il chimico che ha in mano un'ampolletta con un liquido, perché le reazioni chimiche è più facile che avvengano in un liquido e non so, in un gas, dove invece il gas tende ad espandersi se non è nello stato liquido. Quindi è più facile che avvengano reazioni chimiche in un liquido. Allora, i mattoni stanno dappertutto. Abbiamo scoperto che addirittura sulle comete, sugli asteroidi, addirittura nel gas interplanetario ci sono i mattoni, le molecole organiche che vanno a costruire, e i mattoni che vanno a costruire il DNA. Il liquido abbiamo visto che anche quello sta un po' dappertutto, l'acqua per alcuni motivi, non sono abbastanza preparato sull'argomento per dire perché, però l'acqua è preferibile ad altri liquidi. Abbiamo visto che c'è già su Marte, per esempio, e ci sono tanti pianeti, stiamo scoprendo, che dove è possibile avere acqua allo stato liquido, pianeti extrasolari, quindi l'acqua non sembra così rara, anzi è abbastanza abbondante. Per esempio recentemente abbiamo osservato un pianeta extrasolare dove c'era una grandissima quantità di acqua, scusate, di vapore acqua in atmosfera, e quindi chissà, verosimilmente anche in questo pianeta c'era anche acqua allo stato liquido, chissà. E il terzo elemento è una fonte di energia che non si nega a nessuno, può essere o la stella o magari nel caso i pianeti stessi hanno una fonte di energia, che per esempio il fatto che i pianeti all'interno sono molto caldi, anche sulla Terra stessa si pensa che la vita sia nata in prossimità magari di fratture che erano nell'acqua, laddove fluisciva calore o calore che veniva dall'interno della Terra. Quindi questi tre elementi fondamentali per far sì che la vita nasca sono direi diffusi. Per quanto riguarda proprio la creazione della vita stessa a partire dalla non vita, questo è un argomento che mi interessa tantissimo, però non ne so moltissimo, chissà, non so insomma se abbiamo la risposta a questa domanda. Posso solamente dire che nel momento in cui, allora, nella Terra le condizioni affinché l'acqua potesse essere allo stato liquido sono successe, quindi quando la nostra Terra si è raffreddata alla temperatura tale che fosse possibile avere acqua allo stato liquido circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. La vita è comparsa circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, un po' dopo. Quindi, come dire che non appena c'erano le condizioni per far sì che la vita nascesse, la vita è nata. Quindi è chiaro, non possiamo fare abbiamo un solo campione statistico, quindi non possiamo fare molte estrapolazioni. Però sembra che non appena era possibile è successo. Se fosse stato un evento estremamente raro, il passaggio dalla non vita alla vita, magari sarebbe successo dopo, non so, 4 miliardi di anni, non subito dopo. Quindi questo ci può, ripeto, siamo nella pura speculazione, però ci può portare a pensare che nel momento in cui ci sono le condizioni giuste, non è così difficile che nasca la vita. Grazie. Grazie a Edoardo Striani, ancora un applauso. Chiamerei sul palco per un ultimo saluto il sindaco. Grazie, sì, è stato bellissimo, no? Insomma, non credo di avere alcun titolo per dirlo, ma è stato proprio bellissimo, perché la semplicità con cui ci ha raccontato e è suonato, quindi grazie davvero. Ma io volevo a voi proprio dire due ringraziamenti, no? Il primo per due assessori che si sono inventati e continuano insomma a spingere per questa idea di
fare di Malnisio Science Festival un luogo in cui ci si possa trovare per ragionare di scienza e di scienze in maniera anche semplice. E quindi, insomma, un piccolo applauso ad Andrea ed Eleonora. Mi sentirei anche di farlo. Anche basta. Naturalmente tutto è assolutamente perfettibile, quindi diciamo ci sono lavori in corso che cominceremo sin da subito, non appena passate le stanchezze, per l'organizzazione di questo, di questa edizione. Poi mi sento di dare un ringraziamento, insomma, così velocissimo, ma a tutta la giunta, no? Insomma, per cui a Michele, a Renato, Sania, a Mario, a Paolo, che adesso non c'è, non sta molto bene. Mi sento anche di ringraziare, ma se lo meritano poco, mi sento di ringraziare tantissimo la dottoressa Mascellino che ci supporta nei nostri deliri senza regole, e quindi grazie Patrizia per quello che fai per noi. Qualcuno l'ha già detto prima, però anche gli uffici ce l'hanno, gli uffici comunali, i nostri funzionari ce l'hanno abbastanza dura con noi. Abbiamo un certo livello di anarchia e facciamo fatica a capire e mettere in atto alcune regole, e loro insomma comunque ci seguono e ci aiutano nel realizzare le nostre idee. E poi volevo ringraziare alcuni sindaci con i quali ho condiviso e condividiamo una serie di esperienze, per cui il sindaco di Meduno, il sindaco di Vajont, c'era prima il sindaco di Andreis che forse è andato, insomma un po' i sindaci con cui in questi quattro anni e mezzo abbiamo lavorato. E poi per ultimo, ma forse proprio diventa quasi un primo, vorrei ringraziare tutti quei fidanzati, fidanzate, mariti e mogli che ci aspettano a casa, che ci aspettano a casa dopo le giunte, dopo le maggioranze, con minacce di divorzi e quant'altro, per cui insomma diciamo a partire dalla mia, ma credo a tutti gli altri familiari e dei, insomma, delle persone che si impegnano per cercare di fare delle cose e per portare anche noi quel pezzettino che spetta a noi in questo momento, come altri hanno fatto in passato. Per cui, insomma, grazie di tutto, e domani, dopodomani, saranno, penso, delle giornate belle. Quindi vi aspetto. Grazie. Un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, a tutti i volontari che questa sera, i prossimi giorni, ma anche nelle edizioni passate, ci hanno sempre aiutato, collaborato, e vi hanno anche, insomma, fatto di... E Alessandra e Francesca. Quindi vi invitiamo a partecipare al Malnisio Science Festival da domani mattina alle 10.45. Einstein diceva: la creatività è contagiosa, trasmettetela. Buona serata e ci vediamo domani.